Nella sfida della quarta rivoluzione industriale dobbiamo lavorare con il governo, con il quale siamo pronti a confrontarci, per realizzare una politica industriale all'altezza del nostro Paese, fornendogli tutto il nostro bagaglio di esperienze e competenze, perché la strategia che verrà tracciata sia la più coerente con le esigenze delle nostre imprese. A partire da alcune semplici azioni. Primo, sosteniamo la domanda di innovazione delle imprese. Questo vuol dire monitorare il funzionamento degli strumenti varati negli scorsi anni, stabilizzando quelli che hanno funzionato, a partire dalla nuova Sabatini e dal superammortamento. Soltanto la stabilità e la certezza delle prospettive può dare fiducia agli imprenditori e spingerli ad investire. Facilitiamo il trasferimento della conoscenza. Per trasferire l'innovazione dentro le imprese, ricercatori e imprenditori devono incontrarsi, discutere, studiare soluzioni insieme. In Germania hanno l'infrastruttura del Fraunhofer, che conta su un 30% di fondi pubblici e un 70% di fondi privati. Realizziamo anche noi qualcosa di analogo. Seguiamo l'input che viene da Bruxelles e promuoviamo la creazione dei Digital Innovation Hub, veri e propri poli fisici gestiti in partnership pubblico-privato, all'interno dei quali le imprese potranno contaminarsi con tecnologie e business service digitali, sviluppando così nuovi modelli per l'azienda, produttivi ma non solo. All'interno di questa strategia l'Italia deve valorizzare quello che porta già in dote partendo dai territori. Abbiamo i cluster come fabbrica intelligente e agri-food, abbiamo i distretti industriali, i politecnici, i poli di innovazione. Abbiamo le filiere industriali che devono collaborare e aprirsi all'esterno. Tutto questo va messo in rete per creare un ponte tra la ricerca e le imprese, ricordandoci che il nostro campo di gioco è l'Europa e non solo l'Italia. Per cui ben vengano le collaborazioni con gli altri Digital Innovation Hub esistenti in Europa o che nasceranno negli anni a venire. Formiamo il capitale umano. Industria 4.0 e più in generale l'industria del futuro al centro le persone. Sul tema della formazione noi pensiamo che il pubblico debba esercitare un ruolo guida per ridurre il gap dei nostri giovani nelle cosiddette materie STEM, scienze, tecnologia, ingegneria, matematica. Questo vuol dire aggiornare i programmi scolastici della formazione primaria e secondaria alla luce dei cambiamenti della nostra epoca, all'interno dei quali la rivoluzione digitale è uno dei più veloci, pervasivi e trasversali. Un cambiamento tuttora in corso. La stessa maturità di visione deve caratterizzare anche le università, rendendo più appetibile per le ragazze e per i ragazzi scommettere sulle lauree scientifiche e su un giusto equilibrio tra conoscenza e competenza. Occorre investire anche nella formazione universitaria di secondo livello, ricercatori che si misurano con le esigenze dell'impresa durante il loro dottorato saranno professionisti o studiosi più capaci di leggere la realtà. E grazie a loro saranno più capaci anche le aziende che li ospiteranno, perché potranno migliorare la qualità di prodotti e processi.